siamo. Sessione prima dell'anno 2020. Bolsena, postazione numero 8. Signori, ci riproviamo. E siamo purtroppo fiduciosi. Siamo fiduciosi anche se il clima non è dei migliori. No. Quindi il gioco. No. No, il gioco si comincia a fare un po' il duro. Però noi, siccome siamo duri, non ce ne frega niente e veniamo a pesca con un bellissimo camper, signori. A più tardi. A più tardi. Vai. Finalmente si parte. Abbiamo montato i pod, abbiamo preparato il gommone e abbiamo già innescato le nostre canne. Quindi ci presentiamo, indipendentemente dal gusto, una boilless pop-up montata a omino di neve su un combi rig, quindi nylon più treccia. Stessa cosa su quest'altra canna, con una piccola variante però, che abbiamo tutta la treccia unica sul terminale e la boilless con l'omino di neve, quella sottostante è stata un po' squadrata per variare un pochettino. La terza è una semplice pop-up, molto semplice, montata su un D-rig. La pastura per ogni singola canna è già pronta, come vediamo non esageriamo, che insomma stiamo facendo una sessione invernale, di conseguenza non c'è bisogno di esagerare. Ok, siamo quasi pronti, tra poco si parte, andiamo a calare le nostre esche, speriamo bene. Ok, anche Fabrizio è pronto, andiamo a trovarlo e vediamo che cosa ci presenta in questa sessione di pesca. Vediamo. Salve ragazzi, allora io ho fatto un bello omino di neve, una doppia da 20 spezie, due colori diversi, comunque sempre spezie, con relativo accompagnamento delle boilers, con relativo pellet, e ovviamente siccome stiamo pescando in inverno, quindi ho aggiunto del dip per attrarre, fare ancora più attrattive le nostre boilers. Qui ho innescato una singola praticamente pop-up su un D-rig, eccolo qua, e corre qui anche accompagnata dall'apposita, diciamo, pastura. Questo è un gusto Rosip della nota casa Mistral, due colori diversi, stesso gusto, e pellet sempre Rosip della nota casa Mistral. Adesso andiamo a calare e vediamo quello che succede. Bene, ripartiti, ci ritroviamo con l'eco scandaglio a piazzare i nostri segnalini. Stiamo cercando qualcosa che ci possa interessare, magari un bel erbaglio. Fabrizio si è già messo all'opera, oggi è più propositivo che mai. Molto caldo. Molto caldo.
Eccoci di nuovo qua, solito appuntamento con la cenetta. Cuociamo di nuovo la carne in compagnia dell'amico Fabrizio, che in questo momento si sta riscaldando. Ah no, eccolo, ecco, è uscito, è venuto a trovarci, quindi anche lui sfida il freddo di Bolsena. Ciccia, gatti di compagnia come l'altra volta, perché ci sono venuti a trovare, ormai è un rito. Eccoci qua, prima notte purtroppo passata in maniera decisamente troppo tranquilla, non abbiamo preso nulla e siamo in attesa. E vediamo un po' che succede nelle prossime ore. Le canne sono tutte in pesca, Fabrizio ancora dorme. Si è svegliato! Buongiorno Fabri. Buongiorno. Fabri, fatti vedere, no, Fabri. No. Guarda, sta rintanato su sopra come un piccione. No. E dai, fatti vedere, dai. Mannaggia, bella notte tranquilla che abbiamo passato, Sonno. Grosso sonno, eh. Secondo giorno di pesca, ritroviamo ad andare a ricavare le canne perché purtroppo non abbiamo avuto nemmeno una partenza nella notte. Proviamo a creare qualche variante per vedere se ci porta qualche novità. Vediamo un po' che succede. Il nostro amico Reginaldo è venuto a trovarci, signori. Buongiorno a tutti. Postazione 8, Borsena. È un po' così, però purtroppo bisogna compatirlo. Un altro veterano del carp fishing è venuto a trovarci. Vediamo se in tre riusciamo a fare qualcosa. Ma con me sicuramente. Grandi. E vi appuro al lancio. Oddio il culo. Caro Fabrizio, fine della sessione alla postazione numero 8 di Bolsena. Purtroppo sì. Ogni volta andiamo via con un po' di rammarico perché stiamo talmente bene e saremmo sempre a pesca. Purtroppo anche questa volta, non so con chi ce la dobbiamo prendere, però una carpetta. Con chi ce la dobbiamo prendere? Il nostro amico Reginaldo che ci è venuto a trovare, niente, come al solito ci ha portato, mangia, beve, va via e porta sfiga. E ci porta anche il suo flusso negativo ogni volta, certo. E quindi niente, purtroppo è andata così. Questa volta però, a differenza della volta precedente, Bolsena, nonostante il freddo e le temperature importanti, una carpotta ce l'aveva regalata e purtroppo siamo persa sotto al pod. È stato bello vederla, però non sempre va bene.
cioè la pesca che è questa. Eh sì. Rinnoviamo alla prossima. Alla prossima. È stato un piacere come sempre. Antonio Lussitelli e Fabrizio Lorenzo. Vi salutano, ci vediamo alla prossima.